Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Anime e Manga Ita. Io sono come sempre il vostro Italo e vi do il bentornato ad un nuovo appuntamento con la regola dei tre, la rubrica in cui si valuta se continuare o meno un anime stagionale in base alle prime tre puntate. Oggi parleremo di Araburu Kisetsu no Otome Domoyo, nuova fatica della famosa sceneggiatrice Mai Okada e del regista Masahiro Ando. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di seguirci anche su Instagram dottorcommodore.it e di donare al nostro Patreon per supportare il progetto, visto che le cose si fanno serie e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ma bando alle ciance e che i giochi comincino! Avete presente quell'argomento di cui nessuno vuole parlare in pubblico? Quello che causa imbarazzo in qualsiasi essere umano e che viene spesso inserito nella lista delle volgarità? Esatto, sto parlando di del sesso. Da che mondo è mondo, l'impulso sessuale è sempre stato rilegato alla sfera privata e personale, perché discuterne all'aria aperta viene ritenuto poco cortese e adatto, data la natura fortemente intima di tale desiderio. Araburu Kisetsu no Otome Domoyo, invece, si propone di farlo in televisione senza porre filtro alcuno. Lo so, Sex Education è già uscito e parla anch'esso di liceali con erezioni enormi e necessità di sgonfiarle. Però sono dell'idea che parlare di sesso non voglia dire banalmente nominarlo e mostrarlo. Così facendo, oltre a vincere facile, si rischia di semplificare un discorso che invece ha mille ramificazioni e che colpisce direttamente la crescita di ciascun individuo. Puoi perdere la verginità anche a 40 anni, ma quando in una mattina dei tuoi 13 ti svegli e scopri di aver avuto la prima polluzione notturna con conseguente mutanda impiastricciata, comprendi che la tua vita sta per cambiare definitivamente. La nuova storia della Okada parte proprio da questa realizzazione, ponendo 5 ragazze liceali facenti parte del club di letteratura davanti alla scoperta del desiderio sessuale. Già dal primo episodio viene stabilita una forte linea di demarcazione che separa le protagoniste dalla normalità scolastica. Laddove gli altri studenti esprimono le proprie necessità con una semplice punta di imbarazzo, il club di letteratura si rinchiude nella sicurezza della propria sede per schermarsi dal mondo reale. I libri hanno sempre rappresentato un rifugio ideale per chi ha difficoltà ad affrontare la realtà, e il sesso non rappresenta certo un'eccezione. Se romanzi erotici come Le 50 sfumature ottengono un enorme successo nella società moderna, è perché tutti noi concepiamo il discorso sessuale come qualcosa di estremamente lontano dalla sfera pubblica. Non esiste un luogo per parlare di sesso se non la propria intimità. Le protagoniste non riescono infatti a fare i conti col cambiamento a cui stanno andando incontro, finendo per chiudere in cassaforte i propri desideri. Laddove gli altri studenti vengono a patti con la propria crescita e affrontano con semplicità la scoperta sessuale, Kazu e le sue compagne rimangono legate ad una concezione preadolescenziale del mondo, che porta ad un conseguente rifiuto del cambiamento. La diversità per cui si contraddistinguono, messa in chiaro dalla necessità di evadere tramite la letteratura, le pone in una posizione aliena, completamente distante dalla normalità in cui si trovano tutti gli altri. Per Kazusa, l'amico d'infanzia Izumi è sempre stato un bambino gentile e premuroso con la passione dei treni, un'immagine cristallizzata nel tempo a cui si è attaccata per giustificare la sua incapacità di accettare il cambiamento che corpo e mente stanno attraversando. Sorprenderlo a masturbarsi davanti a un porno, dunque, la sconvolge. Fino al periodo delle medie, la vita sembra infinitamente semplice a causa dell'impossibilità di capire i meccanismi del mondo. L'infanzia, infatti, è un momento in cui l'individuo ha modo di crearsi delle sicurezze incontestabili. Quando tuttavia l'adolescenza arriva con tutti i suoi problemi, finisce per ribaltare ogni certezza, facendo precipitare tutti gli esseri umani in uno stato di forte incomprensione del mondo. Nel primo episodio la bellissima Miss Sugawara viene contrapposta alla senpai Sunezaki, animata da un netto rifiuto di tutto ciò che le sembra volgare e selvaggio. Se l'occhialuta non vuole neanche considerare la possibilità di perdere la verginità, la bishoujo da capelli biondi mette in chiaro come invece per ognuna di loro debba essere quasi paragonabile ad un obbligo. Da un lato abbiamo l'incapacità di adeguarsi al cambiamento, considerato come una perdita delle certezze a cui ognuno ha bisogno di attaccarsi. Dall'altro, invece, c'è la comprensione di come la gioventù è destinata ad appassire, portando con sé anche la possibilità
possibilità di crescere e realizzarsi. Sugawara afferma di avere poco tempo da vivere perché l'adolescenza è sì un periodo transitorio, ma anche strettamente fondamentale. Una volta arrivato all'età adulta, l'uomo non può più fermarsi a pensare a se stesso, inserito com'è nel caos della vita. Se non si vive appieno la propria adolescenza, abbracciando tutti i cambiamenti che comporta, si rischia di dover affrontare il mondo senza essere realmente pronti. La bellezza consentita dalla gioventù, dopo tutto, è l'unico modo che si ha per attrarre una persona al di là di ciò che si è. Tutti ripetono che l'aspetto fisico non è importante, che è ciò che una persona ha al suo interno a contare veramente, ma la realtà è che è molto più semplice farsi un'idea in base a ciò che si vede che conoscere veramente una persona. Davanti a due donne che non si conoscono, una molto bella e l'altra nella media, l'istinto sessuale porterà sempre un uomo a preferire quella molto bella come eventuale partner. Nel momento in cui la bellezza sfuma, cambiare diventa ancora più difficile di quanto non sia già. Ciò che Sugawara non considera, però, è che ogni essere umano è diverso e dunque percepisce anche la bellezza in maniere differenti. Su un campione di 1000 persone, tra Belen e una ragazza sovrappeso, ce ne sarà sempre uno che sceglierà quella sovrappeso. Questo lato viene esplicitato dal secondo episodio, tramite le tribolazioni di Sonezaki. Per quanto sia una disadattata, costantemente presa in giro dalle gyaru della sua classe, c'è comunque un suo compagno che la trova bella, paragonandola addirittura ad una supermodella. Malgrado l'innocenza dell'apprezzamento, la senpai entra in confusione perché è finalmente conscia del fatto che tale rifiuto nasce proprio dall'inconscia volontà di innamorarsi e scopare esattamente come fanno quelle odiose gyaru. La diversità di carattere e passioni, dopo tutto, non comporta una diversità di intenti. Chi è debole e non riesce ad esprimere con sincerità i propri desideri finisce per chiudersi e rifiutare se stesso, specialmente in un ambiente scolastico in cui tale debolezza viene percepita come un elemento da bersagliare. Che crescere non sia facile non è certo una scoperta degna di Cristoforo Colombo, però ignoriamo molto spesso che per alcune persone le difficoltà sono ancora di più. Ognuno ha il proprio modo per affrontare i cambiamenti e venire a patto col fatto che il tempo è inesorabile. Detto questo, va anche considerato che non viviamo da soli. Nel momento in cui si continua a considerare il sesso come qualcosa di cui è impossibile parlare in pubblico e non come la parte importante di noi che invece è, quelle persone non riusciranno mai a accettare davvero se stessi. Perché accettare che vuoi avere un rapporto sessuale con qualcuno, che ti piace venire in faccia alla tua partner o che ti senti bene a leccarle i piedi, vuol dire anche accettare se stessi. Vuol dire accettare che si è cresciuti, che si hanno delle preferenze e che non c'è nulla di male a seguirle. Nel finale della seconda puntata, infatti, Kazusa riesce a interpretare quella fervente gelosia che la porta a sbottare contro Izumi nella paura che faccia sesso con qualcun altro. È amore e assieme ad esso anche attrazione sessuale. Presentate nei primi due, le esperienze personali delle ragazze iniziano ad arricchirsi nel terzo episodio, quando ognuna di esse inizia a confrontarsi seriamente con il crescente desiderio di avere un rapporto. Ciò che la Okada organizza è un gruppo di personalità differenti, unite dall'incapacità di inserirsi con semplicità nel tessuto sociale. Finora il modo in cui si sono mosse è stato impeccabile e contraddistinto da una narrazione mai troppo seriosa. È importante che, nel discutere di queste tematiche, lo si faccia sempre con la consapevolezza di poterci scherzare su. Essendo parte della sfera intima, dopo tutto, è sempre un argomento imbarazzante, anche per chi ne parla sguagliatamente e senza apparente vergogna. Tipo me, che pochi secondi fa ho detto venire in faccia con la consapevolezza che i miei genitori mi stanno ascoltando di là. Così facendo, la serie riesce a far capire allo spettatore che è legittimo parlare di sesso anche in una serie televisiva diretta potenzialmente a milioni di persone, senza ricorrere per forza a cazzi e vagine in bella mostra. Chiudo con un applauso alla regia di Masahiro Ando, sempre molto attenta al tono e ad una precisa rappresentazione delle emozioni giovanili. Naturalmente, Araburo Kisetsu no Otome Domoyo è promossa a pieni voti. Dovevo farlo uscire un po' prima, però mi era venuto in mente di scrivere un video su Enter the Anime
che ho cestinato, perché francamente non direi niente di interessante se non che quello non è un documentario ma una grossa pubblicità, e quindi diciamo che ho perso tempo inutilmente. Poi sto comunque studiando, fa un caldo della Madonna, quindi sono stato un attimo rallentato nello scrivere. Io spero che il video vi sia piaciuto, in questo caso vi ricordo di lasciare un like, condividere e farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti, e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. See you Space Cowboys!